voglio vederti danzare come i dervisci turno che ci... Esibizioni, testimonianze, giochi di luci, musica e divertimento. La Galleria Se Perdo Te, in collaborazione con il Circolo Culturale Albatros 87 e con il patrocinio del Comune di Fano, ha scelto per la terza volta il Sagrato di Villa Bassa del Prelato come palcoscenico per due serate indimenticabili, dove le diverse arti, pittura, teatro, letteratura, poesia e danza, si sono incontrate per condividere con il pubblico riflessioni, emozioni e bellezza. Sei diverso. Almeno tu nell'universo. Con la regia e la direzione artistica di Doro Catalani, lo scorso fine settimana è andata in scena l'iniziativa denominata Decamerone 2022, ispirata al romanzo di Boccaccio, quando durante la peste del 1438 10 giovani si rifugiarono in una villa delle colline che circondano Firenze per proteggersi dal contagio e per ingannare il tempo si raccontarono delle novelle. Da qui l'idea dell'evento e il bisogno di svago e di liberare la mente dopo i due anni di privazioni personali e materiali causati dalla pandemia e dalla crisi economica. Con questo obiettivo si è partiti proprio dall'arte, grazie alla mostra allestita con le ultime creazioni pittoriche di Doro Catalani. L'esposizione, intitolata Dipinsi l'anima, è stata curata da Lorenzo Fattori. Oltre alla mia personale, abbiamo avuto attori splendidi, cantanti, ballerini e persone quasi comuni, diciamo, che però hanno voluto condividere la loro esperienza di vita con noi, come i ragazzi che sono fuggiti da Firenze durante il periodo della peste. Noi in questo periodo strano abbiamo asciugato i nostri pensieri al sole. I visitatori hanno potuto anche attribuire un nome o scrivere un pensiero per ogni opera esposta, dopodiché è stato estratto un fortunato che ha ricevuto una stampa firmata da Catalani. Al termine della seconda giornata, il pittore ha espresso tutta la sua gratitudine e soddisfazione per l'iniziativa che ha portato un folto pubblico al Prelato di Fano. Sono state un'esperienza eccezionale perché non me l'aspettavo. Data la situazione di stare a vedere che la gente ha paura di muoversi, invece no, hanno partecipato in tanti e ci siamo divertiti tutti. Abbiamo fatto da matti ieri fino a tarda notte e oggi, come vedete, la festa è splendida. Quindi grazie a tutti, ai miei collaboratori, a tutti gli artisti e a tutti quelli che sono venuti a guardarci. Vecchi valzer viennesi.